Questo video è offerto da Giorgio Corona, ritorno qui al Menti, soprattutto targa da parte dei tifosi, quindi grande affetto, grande diciamo dedizione ai tuoi riguardi, però tu giustamente sei un calciatore del Messina e quando hai avuto l'opportunità l'hai buttata dentro. A quello che doveva fare un attaccante professionista, oggi come dicevo prima tutto stupendo, l'accoglienza, il presidente Magnello, sono contentissimo di questo rapporto che c'è tra me e il presidente con tutta Castellammare, che devo ringraziare oggi. Dichiarato che ti senti ancora con Cazzola e Mesavilla, due icone di quella tua US Arbia, adesso forse l'icona è Fabio Caserta che con una pennellata d'autore ha pareggiato. Un pensiero sul nostro capitano? Io sento un po' con tutti, Fabbro, Pezzella, sento con parecchi, poi con Fabio ci prendevamo in giro anche oggi, sai, lui dimostra più anni di me, perché io lo frego perché tolgo la base, la vita, però oggi è entrato, ha fatto la differenza, perché ha fatto un gol bellissimo e difficile per dove è andata a finire la palla. Questo è Fabio Caserta. Bisogna sempre accettare il risultato del campo, però dall'alto della tua esperienza puoi dire che il risultato è giusto questo? Ma sai, noi siamo dispiaciuti perché sappiamo che abbiamo sofferto, sappiamo che non meritavamo di vincere, però abbiamo sofferto il primo tempo giocando meglio del secondo. Il secondo eravamo troppo bassi, dispiaciuti perché il gol è arrivato nella seconda parte del secondo tempo, anche se non meritavamo, però l'importante è che si è vista l'unione del gruppo, la voglia di soffrire, è quello che ci fa ben sperare. Poi per quanto riguarda la Juve Stabia, oggi l'ha dimostrato che può lottare per le prime posizioni. Noi ci stiamo riprendendo da due partite, dobbiamo continuare così, però sappiamo che non possiamo soffrire come oggi e dobbiamo sicuramente migliorare. Sembri già un allenatore in campo, dispensi consigli ai tuoi compagni a destra e a manca, e quello è il tuo futuro a fine carriera, magari a Castellammare? Come allenatore? No, non penso perché è un carattere particolare. Quello che faccio io in campo lo fa anche Dionigo, l'ho fatto anche a portiere, l'hanno fatto anche i miei compagni dalla panchina. Sono contento perché si è visto l'unione anche di quelli che non giocano. Se dovessi scegliere un calciatore attuale della Juve Stabia che più si avvicina al Giorgio Corona per il modo di giocare, per lo spirito, quale sceglieresti se ce n'è? L'avete visto oggi, Fabio Caserta, tutta la vita, per come è entrato, per la voglia, per l'attaccamento. Fabio è un grande uomo, l'ho detto nell'intervista in settimana, ma non lo dico perché amico mio, vi siete resi conto anche voi. Eccolo qua, eccolo. Stavo parlando di te. Malissimo. Da attaccante invece Francesco Ripa, Loritini, un centravanti che abbia la personalità e il carisma per fare gol pesanti magari anche nella fase cruciale della stagione come il tuo del Flaminio del 2011. Ma lui lotta, quelli che lottano poi alla fine meritano di fare gol. Oggi non c'è riuscito perché forse era scritto che doveva segnare Corona a Caserta.